a me. Posso dare la cappucciata al micro? No, grazie. È acceso? Mister, la Gazzetta dello Sport ti chiede come si spiega l'approccio della squadra. L'approccio non è stato sbagliato, poi dopo è chiaro che poi la partita si è fatta molto difficile perché purtroppo due nostre disattenzioni le abbiamo pagate subito a caro prezzo e quindi sembra che siamo entrati in campo a livello mentale non la giusta concentrazione con la giusta determinazione, ma noi invece fino al decimo minuto avevamo comandato la partita, avevamo creato situazioni pericolose. È un peccato, è chiaro che due disattenzioni così poi ci hanno costretto a rincorrere un risultato per tutta la gara e ci hanno secondo me costretto a perdere un po' di lucidità, che è quella che poi non ci ha permesso di poter ancora vincere la partita, perché c'era ancora il tempo, c'era ancora le possibilità per vincerla. Abbiamo creato tanto ma non siamo riusciti a fare il terzo gol. Come mai questo calo mentale? Sempre Gazzetta dello Sport. Io credo ci sono state due disattenzioni, una sulla palla inattiva e una su abbiamo concesso tre tiri ai nostri avversari. È chiaro che ci vuole più attenzione, ci vuole più determinazione, il fatto di non esserci riusciti poi dopo ci ha penalizzato per tutta la gara. E non sarà facile recuperare energie fisiche e mentali giocando ogni tre giorni, ma noi dobbiamo riuscirci perché saranno ancora tante partite difficili, delicati, importanti ma anche stimolanti, quindi possiamo sicuramente fare meglio di quello che abbiamo fatto stasera. Rai Sport, è mancato il solito Rebic? Ante ha avuto le sue occasioni, non possiamo pensare però che sia sempre al 110%, ha avuto le sue occasioni, ha anche servito dei buoni palloni ai compagni e forse oggi era un po' meno brillante. Domenica scorsa le avevo risparmiato 20 minuti finali, però è chiaro che la fatica si può anche far sentire. Ultima di Rai Sport, ciclo infernale, Juventus, Lazio, Napoli, come sta fisicamente la squadra? Lazio, Juventus e Napoli, la squadra sta bene, adesso è stanca ma avrà modo di recuperare energie e sarà pronta per cercare di fare una bella prestazione a Roma contro la Lazio che sta bene, che ha vinto, che avrà un giorno in più di riposo di noi perché ha giocato ieri, però la squadra sta bene fisicamente e uscirà da questa non vittoria, mi auguro, con ancora più determinazione, ancora più volontà. Grazie. Prego.